Winterschoolanla 2022, crisi e segni di speranza. Ne parliamo col professor Rocco D'Ambrosio, docente di filosofia politica alla Pontificia Università Gregoriana. Professore, grazie per il suo intervento. Grazie. Allora, quali segni di crisi e quali segni di speranza rileva in questi tempi? Beh, la crisi non c'è molto da industriarsi per capire. La crisi è davanti a noi, mentre stavamo uscendo dalla pandemia è giunta la guerra che è vicina e lontana. È lontana per le popolazioni che stanno soffrendo questa aggressione da parte della Federazione Russa ed è vicina per gli effetti socio-economici e quindi è la crisi che tocca il particolare, il piccolo, ma anche il globale e tutte e due si influenzano a vicenda. I segni di speranza sono, prima di tutto non devono essere retorici, perché è facile dire davanti a uno stato di crisi speriamo che tutto vada meglio. E mi piace un'affermazione che è quella di ancorare la speranza, del resto la speranza molte volte è rappresentata dall'ancora, no? La dobbiamo ancorare, quindi la si deve ancorare a un qualche cosa di solido, cioè che sono le convinzioni più profonde, la propria interiorità, per chi è credente anche la propria fede. Ancorando la speranza si può uscire piano piano dalla crisi, ridando significato soprattutto alle relazioni, perché sono le relazioni che sono un po' disancorate e le dobbiamo ancorare bene. Professore, noi siamo un'associazione di anziani, Associazione Nazionale Lavoratori Anziani. Che senso può avere per noi sperare? Ma per voi può avere un senso nella misura in cui, secondo me, voi raccontate anche la vostra esperienza e come nei momenti più disperati vi siete ancorati a qualche cosa, quindi avete un bagaglio storico da trasmettere. E poi anche, secondo me, un'associazione di anziani richiama all'essenziale della vita, perché come si dice semplicemente, no, ne avete viste tante e vedendone tante si può dire, ecco, queste sono le cose essenziali che possono fondare la speranza, se no diventa un vuoto augurio di cui non abbiamo bisogno. Grazie professore. Grazie a voi.